Grande fratello VIP, Daniele attacca i figliastri, racconterò la verità. Sono passati pochi giorni da quando Daniele è stato squalificato dal grande fratello VIP per un atteggiamento troppo aggressivo nei confronti di Oriana. A differenza di Donna Maria, Dal Moro è stato mandato via durante la settimana con un provvedimento immediatamente esecutivo senza poter spiegare il suo comportamento e senza poter salutare i suoi compagni. Questa mossa degli autori ha indispettito molto Daniele, che ora sui social network promette ai fan che racconterà tutta la sua verità su questa vicenda. Continuano gli attacchi dei concorrenti agli autori del Grande Fratello VIP, dopo Luca. Anche Daniele ha deciso di criticare chi lavora per il programma di Canale 5, sottolineando una sorta di preferenza che avrebbero avuto nei confronti di altri vipponi. Quando ha ripreso possesso dei suoi profili social dopo la squalifica, Dal Moro ha scelto di comunicare direttamente con i fan, e alle persone che lo seguono sul web. Infatti, che il Veneto ha fatto una promessa che potrebbe non fare affatto piacere agli addetti ai lavori. Nell'anticipare che il 20 marzo non sarà né in studio né in collegamento, l'ex protagonista di Uomini e Donne ha rivelato: "Potevo mandare solo un contributo video, come Edoardo. A differenza sua, però, io sono stato prelevato come un latitante in settimana. Per questo mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi contenuto", ha proseguito il giovane nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando a poche ore dalla puntata. "Non mi faccio strumentalizzare", ha detto ancora Daniele in una Instagram Stories che è diventata virale nel giro di poche ore. Il concorrente è andato contro gli autori del Grande Fratello VIP, ma anche contro il programma in sé perché ha affermato: "Adesso ho le mani legate per motivi contrattuali. Ma a tempo debito racconterà tutta la verità sul GF di figli e figliastri". Dal Moro, dunque, non ha digerito il diverso trattamento che ha ricevuto rispetto ad Edoardo. Anche lui squalificato dal gioco ma durante una puntata in prima serata e quindi con l'opportunità di potersi difendere e spiegare il suo comportamento. All'interno della casa, intanto, continuano a parlare di Daniele e si dicono tutti dalla sua parte, ogni volta che qualche vippone commenta l'espulsione del Veneto. Però, la regia censura la discussione spostando l'inquadratura su un'altra zona dell'abitazione. Anche se Daniele non interverrà nella puntata del Grande Fratello VIP del 20 marzo, si sa già che si parlerà tanto di lui e del perché sia stato squalificato. Le anticipazioni che stanno circolando sulla diretta di questa sera, infatti, fanno sapere che l'espulsione di Dal Moro sarà l'argomento più importante e per questo quello al quale sarà dedicato più tempo. A causa delle nuove regole che Mediaset ha imposto alle reality show, nessun concorrente cacciato può partecipare agli appuntamenti in prima serata, anche Edoardo Donna Maria non è mai entrato in studio dopo essere stato mandato via dagli addetti ai lavori. Prima del cambio di regolamento, altri vipponi di questa edizione hanno presenziato a quasi tutte le puntate nonostante fossero stati squalificati, è il caso di Giovanni Ciacci ma soprattutto di Ginevra Lamborghini. Protagonista del format per tantissime settimane grazie all'aliason con Antonino Spinalbese. Sempre stasera, poi, sarà eletto il terzo finalista della settima edizione del GF VIP, il più votato tra Nikita, Antonella, Milena e Gioele raggiungerà Oriana e Nicole nel cast della finalissima del 3 aprile. Când aveam bol, de când nu știai ce-i un miscol, de când ascultam gangsta rapper bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună-o pe Irina Nistor. Vă întâlniți în Tristor la 0 grade biscol. Nu tag nici stins mort, o să mă auzi prin sol. Transpir hip-hop prin pori, bile mari, zintor. Că știi că după trimit ciocan umane înspre cer și dau și-o scarul mare. Astrologia treabă ca urmare. Sunt dus cu capul, dus cu capul, zic. Jos Pătescu, jos Ponta, sus cu rapul. Ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapul. De când mai toți ziceau că muzica a pus cu rapul. Și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta. Liric vorbind, să ajungă la ea doar NASA cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda.